partita in crescendo in confronto a quella di fatta in casa con la Ternana, anche se anche lì era una partita dove sinceramente non meritavamo di perdere, perché fino al gol avevamo retto bene il campo, abbiamo coperto bene gli spazi e stavamo cominciando a fare anche una buona partita in fase offensiva, anche se abbiamo trovato una squadra che si chiudeva molto bene, abbiamo fatto fatica, però ci sta perché siamo una squadra nuova. Più che altro abbiamo rabbia per riscattarci, perché abbiamo voglia di muovere la classifica e di cominciare a fare punti. Da noi a perdere una partita dove veramente meritavi molto molto di più. Arrivare a casa con 0 punti da noia, però io sono dell'opinione che se una squadra inizia a giocare i punti piano piano arriveranno, se non i punti arrivano attraverso il gioco. Alla lunga penso che una squadra, se fa fatica a fare gioco, i punti scarseggiano. Siamo pronti, siamo carichi e cominciamo a fare i 3 punti da sabato in casa. I più grandi una mano la devono dare una mano al mister, devono dare una mano ai ragazzi stessi, perché i tempi per migliorare sono veramente talmente ridotti, perché dopo inizia il campionato e è un campionato dove non hai tempo e non ti aspetta nessuno. Siamo tranquilli dal punto di vista che sappiamo che stiamo dando tutto, ci stiamo impegnando al massimo e questo ti rende un attimino più sereno, perché sappiamo anche noi che non siamo partiti con la fortuna dal lato nostro, però siamo convinti che col lavoro prima o poi ce la porteremo dal nostro lato. Poi questo senso di tranquillità è anche importante, perché noi sappiamo che Crotone è una piazza dove i giovani fanno bene, perché questa tranquillità viene trasmessa anche ai ragazzi giovani. Maiello e Ciano sono due giocatori che noi conosciamo bene, qua si sono trovati bene, sono voluti ritornare fortemente perché hanno fatto un anno un po' così e così, hanno voglia di rimettersi in discussione, sono arrivati qua per darci una mano e sicuramente ce la daranno, perché la qualità dei giocatori è buona, hanno più campionati di B sulle spalle.